Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta. Dei Made in Division, che sono la tribute band degli Iron Maiden. Abbiamo due ospiti straordinari che sono Steve Lupi Newhouse, che vedete che è stato primo roadie degli Iron Maiden, e poi abbiamo Biggio, nostro carissimo autore di una serie di romanzi, Antonio Biggio, autore di romanzi ispirati appunto a eventi della carriera degli Iron Maiden. Un applauso anche per lui. Quindi siamo qui per parlare con loro, fare domande, ascoltare degli aneddoti molto interessanti. Abbiamo già preparato una serie di domande, poi c'è la possibilità anche da parte vostra di integrare con le vostre curiosità, non mancherà opportunità. E vi ricordiamo anche, se non l'avete già fatto, che ci sono i libri qui che è possibile acquistare, ovviamente farsi autografare. I nostri amici sono molto disponibili anche poi a intrattenersi con voi per ulteriori curiosità al termine di questo evento, quindi se avete magari anche già i libri precedenti, li avete portati, li potete far autografare. Questa sera, di diverso rispetto a un altro evento simile che abbiamo avuto quest'estate, abbiamo disponibile il libro di Lupi, quello riguardo la sua carriera come roadie, ce l'abbiamo anche in edizione italiana, mentre quest'estate era solo in inglese. Questa sera li trovate entrambi disponibili. Va bene, io direi che possiamo iniziare, vero? Iniziamo facendo le domande proprio a Steve. Inizio. Ok, io farò le domande in italiano a beneficio dell'uditorio, poi Antonio tradurrà per noi. Allora, Lupi, come tutto è iniziato e come ti sei avvicinato agli Iron Maiden è documentato nel libro, quindi non vi roviniamo la sorpresa se ancora non l'avete letto. Però gli vogliamo chiedere a Steve, che è qui, raccontaci le tue impressioni di quando hai incontrato la prima volta la band. C'erano Harris, Murray, Sampson. Cosa pensasti di loro? So, the details of your first meeting with Iron Maiden ever, these details are in the book, so we don't spoil the surprise to the readers, but they wanted to know your very first impression you had when you entered for the first time in the rehearsal room. There were Steve Harris, there were Dave Murray, Doug Sampson. What was your first impression meeting these people? Yeah, it was so long ago. First impression, I think the first impression was that they were a really nice bunch of guys. They welcomed me. I mean, I just turned up as a friend of Paul Giannos, and they welcomed me, and I was impressed. Musically, they were absolutely amazing. You know, there's some bands, especially like in the early days, where you think there's a weak link. But no, there's none of that there. And when Paul joined, he was just the right man for the job. So yeah, first impression was really nice bunch of guys and very, very talented musicians. So la prima impressione è stata positiva, un gruppo di ragazzi tra l'altro molto simpatici personalmente, che mi hanno accolto subito con calore e con rispetto. Io sono entrato in quella stanza come migliore amico di Paul Di'Anno, accompagnavo Paul Di'Anno, che ritengo fosse la persona giusta per questa band che si stava formando. Tutti possono pensare che una band appunto in via di gestazione fosse un gran casino, che non si trovassero o che suonassero insomma approssimativamente, ma invece subito la prima impressione musicalmente erano dei mostri e si capiva che avrebbero fatto strada nel mondo della musica, perché erano molto appassionali e molto bravi tecnicamente. Perfetto. Allora, oggi, come detto, presentiamo l'edizione italiana di Lupi World, che va nel dettaglio proprio di come è nata un po' la carriera degli Iron Maiden. E questo libro, la versione italiana, è la prima di una serie di traduzioni, perché chiaramente la prima versione è in lingua inglese.
attualmente è disponibile anche in finlandese e tedesco. Allora, chiediamo a Lupi, ti aspettavi un tale successo anche negli altri paesi? Ci sono altre lingue in programma? We have the Italian edition of Lupi World here. The first of a long series of translations about your book, which is your life, your years spent with the band at the very beginning, so we can find details about the birth of Iron Maiden. But did you expect such a success even internationally? Because we have informed the audience that the book is now available in German and in Finnish as well. Did you expect that? No, I didn't. I didn't expect anything. I wrote the book to please myself. The offer was made to publish the book, and I went along, yes, okay, let's do that. But initially I had 3,500 published, printed, which I now only have 800 left, and I've outsold so many other artists, it's quite scary. You know, the fact that the book has sold that well, and I'm not trying to be big-headed or blowing my own trumpet, but I've not had one bad review, and I think that says it all. Quindi io ho iniziato a scrivere il libro per piacere personale, per mettere giù le mie memorie, ma l'ho fatto per me stesso. Non mi aspettavo che il libro fosse poi stato accolto così come è stato accolto subito in lingua inglese nel mio paese, nel Regno Unito, dove mi è stata proposta una tiratura iniziale di 3.500 copie. E questa è ancora la prima tiratura. Non è stata fatta altra, e queste 3.500 copie adesso ne sono rimaste solo 800 da vendere, che le ha lui a casa, e dice: non mi aspettavo di venderne così tante in così poco tempo e di suscitare poi l'interesse anche di editori internazionali che hanno mostrato apprezzamento e interesse nel mio lavoro, tanto da volerlo poi riprodurre anche in altre lingue, e sarà presto disponibile anche in spagnolo. Ci sono domande, ragazzi? Volete approfondire questo aspetto? Andiamo avanti. Ci torniamo dopo, magari. Allora, torniamo a quello che diceva Steve all'inizio, quindi la sua impressione iniziale degli Iron Maiden, e gli chiediamo: i Maiden sono sempre stati degli innovatori, quindi già nella sala prove agli inizi stavano componendo un tipo di musica diverso. Sei d'accordo con questo pensiero, che erano innovators, oppure notasti qualcosa di diverso nelle loro canzoni rispetto agli altri di quel periodo? So Iron Maiden has been always defined as innovators in music. They established a new brand, a new signature with their style. Did you have the same impression on the very beginning when you were listening the first songs by the band, that it would have been something completely different in respect to the market at that time? Yeah, I mean, when they first started, they had the stock songs, you know, Prowler, Sanctuary, Family Opera was actually written, I don't know, about 2 years before Diano joined. But it was known as the Harry masterpiece. The songs like that, you could see that, you know, at the time punk was really big, and Maiden were offered a contract, you know, cut your hair, go punk, and, you know, we'll sign you up. And Steve went, no, I'm not doing that. No, I'm sticking to what I want to do. And musically, they progressed. Then you go on to the second album, stuff like Murders in the Rue Morgue, The Killers. They were written for that album. And, well, it just speaks volumes. You know, you can see that each time they were trying something different, something new. A new member had come in to show off his talents, so therefore they try again. And, yeah, natural progression.
Quindi quando io sono arrivato nella band con Paul Di'Anno, un capolavoro assoluto come Phantom of the Opera esisteva già da 2 anni, la provavano già da parecchio, perché Steve Harris l'aveva scritta molto prima, e con la prima line-up, quindi con l'aggiunta di Paul Di'Anno e Danny Stratton, è poi diventato il capolavoro che ancora oggi conosciamo. E da lì è sempre stato un divenire, un voler sperimentare nuove cose. Questo poi è sfociato in brani come Marvels in a Room World o Killers, che è del secondo album, che sono proprio l'espressione di questa volontà di produrre qualcosa di nuovo. All'epoca il punk predominava alla grande, cioè c'era solo punk, e le case discografiche hanno offerto più volte agli Iron Maiden di diventare punk e quindi di iniziare a suonare musica punk, che avrebbero ottenuto un contratto. Invece il buon Steve Harris è andato dritto per la sua strada, ha rifiutato delle offerte anche generose per portare avanti questo progetto, e penso che la storia gli abbia dato ragione. Quindi sicuramente Steve sarà rimasto molto colpito da quello che ascoltava, ma nel suo lavoro c'è anche una componente umana, quindi gli chiediamo, a parte Paul Di'Anno che già conoscevi, con chi hai fatto amicizia prima nella band? So when you joined the band, and you were friend just of Paul Di'Anno, and what was the other member of the band who became firstly your friend? Ah, would have been Doug. Because I started working with Doug and became his roadie, so yeah, with Doug. Quindi indubbiamente Doug Sampson, che era il batterista dell'epoca, lui è stato il suo assistente personale alla batteria, lo dice molto bene nel libro, poi diventò l'assistente personale di Clive Barr, ma diciamo che questo lavoro fianco a fianco a Doug Sampson ne fece il suo secondo amico, diciamo, che un'amicizia che dura ancora oggi. E quindi è corretto definirti il primissimo roadie dei Maiden, perché i Killer Crew sono nati dopo, è vero? Is it correct to name you as the very first roadie of Iron Maiden, because you were starting working with them before Killer Crew was established? Dice, sicuramente sì, è stato lui il primo, in assoluto. È stato il primo e anche è stato tra i primi a avere un po' di problemi con alcuni personaggi, quindi è stato menzionato adesso Clive Burr, secondo batterista con cui ha lavorato, lui lo definisce una persona difficile e pignola nel libro, e gli chiediamo, è questa la ragione per cui tra di voi le cose non sono andate proprio benissimo? So, moving forward after Doug Sampson, Clive Burr became the drummer of Iron Maiden, and you became his personal assistant. You describe Clive as a very fussy person on his job. Is that the reason why then your relationship with Clive was difficult? The relationship between me and Clive wasn't difficult. It was his attitude towards the job that was difficult. He made things difficult. That job could have gone so much smoother if he just thought about it a bit. You know, I'm not saying anything more. But, Sì, dice che è proprio questo suo atteggiamento, non nei confronti di lui personalmente, ma nei confronti del lavoro, il suo atteggiamento pignolo sul lavoro, che rendeva difficili le cose anche facili. Le cose che riuscivano molto bene, la batteria lui la montava sempre nello stesso modo, il giorno prima andava bene, il giorno dopo montata identica, bullone su bullone, non andava bene. E quindi lui non capiva come mai diciamo questa cocciutaggine, no, del personaggio, ma è questo che ha reso le cose difficili, non il loro rapporto, diciamo. Discorso un po' diverso invece per il rapporto con Rod Smallwood, che era insomma una persona che lui descrive in modo abbastanza diretto, e
da cosa pensi che derivasse il suo atteggiamento non proprio benevolo nei tuoi confronti? Ecco, another difficult relationship you speak about in the book was with Rod Smallwood, that you define with very clear and strong words. Why he has been so difficult to work with Rod? Again, that was right from the start. He was always looking, trying to find something wrong with what I was doing. I've written about this in a book, but I will tell the story. Now, when you set up the drum kit, apart from getting things ready to put the band, get the band on stage, like towels, drinks, there's not very much to do. And when the band are playing on stage, if you've done your job properly, there's no reason to be running around on that stage getting in their way. Rod wanted to know why I wasn't running around and doing more. And it was Vic Vella, bless him, who turned around and said, he's done his job, he set the kit up, he doesn't need to run around. And you know, that was the kind of thing that I was having trouble with Rod. And it escalated from there. Quindi la difficoltà di lavorare con Rod si è manifestata per il suo eccessivo volere sempre pretendere sempre di più dallo staff della band, no? E lui dice, beh, se ragioniamo dall'inizio, un tecnico addetto alla batteria cosa deve fare? Deve montare la batteria nel modo migliore possibile. Quando è stata montata e il batterista ti dice che va bene, il mio lavoro per il momento finisce. Cioè durante il concerto è il momento in cui ci rilassiamo, in effetti, perché se il lavoro è stato fatto bene non c'è niente da fare. Invece Rod continuava a lamentarsi del perché lui stesse lì seduto a non fare niente. E le difese, le hanno prese in tanti le difese di Lupi, tra cui appunto ha citato il buon'anima di Vic Vella, che era recentemente scomparso, che era il suo, diciamo, collega più caro. Vic Vella, un mito dei rodi degli Iron Maiden, che interveniva e diceva, guarda che, cioè, perché deve andare avanti e indietro a correre per il palco se le cose sono state fatte bene? Dice, da queste cose poi ovviamente se ne è fatta sempre una cosa più grande, più grande, più grande, finché il problema non è diventato insormontabile nel rapporto tra loro due. Ma era sempre questo voler pretendere cose che non stavano, diciamo, né in cielo né in terra al momento. E per chi non ha ancora letto il libro, sappiate che i suoi resoconti dei rapporti problematici con queste persone sono molto interessanti, ma non sono gli unici episodi gustosi. Per esempio ci parla anche di com'era la vita on the road, e ne approfittiamo anche per chiedergli se magari vuole condividere adesso qualche episodio più bello e più brutto della vita on the road. So your book is not always talking about Clive and Rod and the quarrels between you and these two. It tells a lot about the life on the road. And the question is, what is the most beautiful aspect and the worst aspect at the same time of the life on the road? What do you enjoy much and what do you enjoy less? What I enjoyed less, the least, was the hours. They are long, long days. And these can go on for weeks at a time without a break. As for the best part of the job was traveling. Right. Let's break that down a bit. I love the idea of traveling. When we did the Kiss tour, we drove. I mean, I don't drive, but the other two guys drove, and we started off. Our first gig was in Rome, and we had 3 days to get to Rome, and we would have done it if the border, the Swiss Italian border, Chiasso, yeah, if that hadn't been closed at 4 p.m. we would have done it. But traveling through countries that, you know, you wouldn't see that if you were flying. So yeah, traveling definitely. Yeah, traveling.
Ok, quindi diciamo l'aspetto peggiore della vita on the road sono le lunghe giornate. Noi lavoravamo incessantemente e alle volte non ci prendevamo una pausa per una settimana intera, perché c'era da smontare e rimontare subito da un'altra parte. L'aspetto più bello in assoluto della vita on the road dell'epoca era sicuramente il viaggio. Il viaggio che può essere una cosa liscia, che va tutto bene, o problematico, come comunque riportato nel libro, quando vennero bloccati al confine tra la Svizzera e l'Italia durante il tour con i Kiss. Loro avevano 3 giorni di tempo per raggiungere Roma e hanno perso più di mezza giornata perché a una certa ora il casello, diciamo, la frontiera chiudeva a chiasso e sono stati bloccati lì tutta la notte, quindi hanno dovuto poi correre lungo tutta l'Italia per raggiungere Roma. E dice, però l'aspetto più bello è proprio quello di andare on the road per strada, perché se vai per aereo non vedi niente, invece lì guidando, diciamo, il camion potevamo vedere tutto. The other side of it, once when we did the Kiss tour, everything was traveling in buses. Now with the buses, you do your show, you take the show out, get on the bus and travel to the next venue. You don't see anything. You're traveling at night, you work in a venue during the day, you're back on the bus, you travel overnight. And that's the downside of traveling. But getting to see new places was still good. We used to get days off, and if we got a day off, we would go out and usually get drunk. Sì, dice, l'aspetto diciamo più brutto è quello che si lavora tanto durante il giorno, si raggiunge il luogo del concerto, si monta al palco e poi quando si smonta si zompa sul camion di nuovo e si riparte durante la notte. Quindi quando viaggi di notte vedi ben poco, però diciamo che era sempre bello viaggiare in bus, ed era comunque, c'era la possibilità di avere anche qualche giorno libero, allora in quel caso poi ti trasformi in turista e vai a vedere posti che non avresti mai potuto vedere in altre circostanze della vita. Diciamo che il modo in cui lui descrive le varie tappe dei tour è molto gustoso, perché racconta anche il rapporto con le altre band, le altre crew. Quindi adesso non vogliamo spoilerarvi le cose più gustose, però una domanda gliela voglio fare io, poi magari se ne avete anche voi. Gli volevo chiedere, di tutte le crew con cui ha collaborato, essendo come gruppi di spalla o gruppi di apertura, qual è quella con cui si è divertito di più passare del tempo? So apart from Iron Maiden, what is the crew, the bunch of guys that you have enjoyed more working with? They're all good fun in their own way. Maiden crew, probably up there with the best. I spent a long time working with Stage Miracles, which is the local crew company in London. And there you've got such a different variety of people, and from all over the world. I don't know where they came from, they just sort of turned up. There was one guy called Blake, came from Australia, and another one called Luke, who came from New Zealand. And they both started on the same day. And it was just weird. You know, to have two people come from completely the other side of the earth. Yeah, very strange. But yeah, I mean, Stage Miracles, different. They were just different class. They were the best stage crew in the country, in the UK. And they toured all over the place. Quindi, diciamo, a parte lo staff di Iron Maiden, con cui lui ovviamente ripone il cuore ed sono i migliori, poi dopo l'esperienza con i Maiden lui si è unito alla Stage Miracles a Londra, che è un'azienda che appunto affitta i crew alle band quando vengono a suonare a Londra, quindi lavoravano, diciamo, per diverse band ed erano sempre gli stessi colleghi. Dice, il bello di Londra è che ti ritrovi
che nello stesso giorno cominciano due nuovi colleghi, uno veniva dall'Australia e uno dalla Nuova Zelanda. E dice, è incredibile, cioè come ti ritrovi da un giorno all'altro vicino a lavorare a fianco a due persone che vengono dall'altra parte del globo. E questa era la Londra di allora, è la Londra che lui ha sempre amato ed è, diciamo, Stage Miracles, il gruppo di ragazzi più professionali e più divertenti allo stesso tempo con cui ha lavorato. Un'altra domanda extra, ma a parte gli episodi degli Iron Maiden, qual è l'episodio più divertente relativo a un'altra band con cui siete stati in tour, che magari ti hanno raccontato o hai visto di persona? So, apart from Iron Maiden, is there any funny episode that you remember linked to another band you worked with? Or a band that went in tour with you, but you weren't working for them? Memory is not brilliant. I can't really think of anything off the top of my head. There were probably lots and lots of funny moments. Just trying to conjure one up like that is just, I can't do it. I remember one. Go on. The long war tour with Paul Mario Day. When you toured with Paul Mario Day and you stick, you close the guy on the closet and left him and left the... Yeah, but that's in the book. Yeah, he's in the book. Yeah, can't say. Sì, c'è un episodio molto divertente che è nel libro, che hanno fatto degli scherzi a qualche novellino che si era unito al crew, però non vuole rovinare giustamente la sorpresa, è d'accordo con me, però quello è veramente un episodio esilarante e quindi vi consiglio di leggere il libro. Lui dice, beh, adesso a memoria così, sono passati anche tanti anni, 40 anni, quindi diciamo che i momenti migliori, quelli più divertenti in assoluto, che anche non riguardano gli Iron Maiden, sono comunque citati nel libro. Abbiamo un ospite? Abbiamo un ospite, ragazzi, un applauso per Mr. Dennis Stratton. Dice Dennis che l'unico motivo per cui è qui è per voleva portargli una birra perché lo vede un po' in difficoltà e se ne rimangono senza birre loro non carburano, non vanno avanti, quindi dice guarda, io sono venuto solo in tuo soccorso e basta, ti porto la birra, poi vai avanti col tuo show. Si fa lieto tra due persone che si conoscono da quasi 50 anni. Scoprirete nel libro quanti ne hanno passato assieme, si vogliono un gran bene, ne hanno fatto tutti i colori. Eccolo qua. Rescue is on the way. No, with the professional. Thank you, sir. Un applauso, ragazzi. Un applauso. Eccezionale quello che ha tenuto insieme certe realtà e l'amicizia, questa è la prova vivente, insomma. Sì, è vero. Andiamo avanti, quindi gli episodi gustosi, ripeto, ce ne sono tantissimi e andiamo avanti con una domanda un pochino più personale. Chiediamo c'è ancora qualcosa per questo che One big question. Qual è una domanda veloce? Qual è, per tua opinione, il miglior album in assoluto degli Iron Maiden e quello che preferisci? Okay, what is in your opinion the best album of Iron Maiden or the album you like more?
Be careful. Be careful when you answer. Thanks, Dan. Be careful. I have made it. That's it, just Iron Maiden. We won't risk the beer. Stop it. Yeah. Don't have to go any further than that. Time, mate. All the time, every time. It's the only thing I ever listen to. L'unico album che ho ascoltato in tutta la mia vita, giuro. No, that's it. Yeah, yeah. And all the others. Beh, ma affettivamente sicuramente Iron Maiden, da un punto di vista affettivo, perché lui quello ci ha lavorato proprio sopra. And what is the best technically? 17 albums, come on. Technically, got to be Power Slave. Yeah. Power Slave, eh? Yeah. Okay, e allora chiudiamo. Ultima domanda, ragazzi. Allora, sappiamo che la band a una certa età e prima o poi insomma, dovranno pur smettere di suonare e registrare, purtroppo prima o poi avverrà, ci dobbiamo convivere con questa idea, e gli chiediamo quale sarà secondo lui l'eredità degli Iron Maiden, cosa lasceranno alle generazioni future. So for anagraphic reason, sooner or later Iron Maiden will quit. When this moment will come, what is the what Iron Maiden will leave to the future generation, and what it will be the future of their music when they will quit? Future of their music, very, very simple. I said this in Pescara in June. Cover bands, tribute bands, they will carry on the legend of Iron Maiden. And if one of these bands can get enough backing, there's no reason why they can't be playing on the same stage as Iron Maiden. There's no reason whatsoever. You've got the right light show, you've got the right musicians, and you've got the right sound. Yeah, that's what they'll do. I think the legacy, yeah, is got a tribute band. Quindi una volta che gli Iron Maiden smetteranno, il suo pensiero è che saranno le band tributo a portare avanti l'eredità degli Iron Maiden stessi, e nessuno vieterà a queste band di conformarsi al suono dell'originale degli Iron Maiden il più possibile, e cercare di riprodurre i loro show il più possibile fedelmente con gli Eddie e con tutti gli effetti speciali. Nessuno glielo vieterà mai, lo stanno già facendo in Australia quei di Purple, e quindi dice: non vedo perché la cosa non dovrebbe succedere anche ai nostri amati Iron Maiden. Perfetto, ragazzi, intanto ringraziamo Steve per la sua disponibilità, e ne approfittiamo per fare un paio di domande anche a Mr. Stratton. Ok, no, please turn towards us. Gli chiediamo qual era il suo rapporto con la crew. What did you think about your crew when you were touring? What is the relationship between you and the Iron Maiden crew when you were touring? Fantastic. Well, best friends, always. It's been said many times. You know, we can't go back to 42 years ago, but what you've got to remember is if you put five guys together 24 hours a day, they're going to row, they're going to fight, they're going to fall out. So you need your space. I've said it all along. So him, Dave Lights, Pete Ryan, we were all like brothers, and they keep me going, the crew keep me going. Without the crew, you're nothing. The band is nothing without the crew. So they're always your best friends. So that's why I travel with them, I room with them, because they're fun. Some of the musicians in the band can get too serious. They're fun, so you have a laugh. It keeps you laughing, keeps you smiling. Io passavo tantissimo tempo con la crew,
perché potete immaginare che se mettete 5 persone, 5 musicisti sullo stesso autobus per un anno intero, prima o poi si scornano. Allora io sgattaiolavo e andavo a viaggiare con loro, perché loro erano veramente il divertimento, erano i casinisti, erano loro che combinavano i guai, ed era con loro che mi sono fatto le più grandi risate e più grande anche stacco, diciamo, dal lavoro, che era quello di fare un concerto dietro l'altro, e questa è diventata amicizia, ed è un'amicizia che c'è ancora oggi, che dura da 42 anni. Senti, scusa, posso... Ho una domanda. Prima. Una domanda? Che cosa ha segnato l'avvento di Iron Maiden? Come ha segnato la crescita della band, ma soprattutto un Eddie che poi compare in Iron Maiden, che inizialmente probabilmente non è dove essere presente? Tu parli della copertina. Sì, come nasce l'idea del fatto che Iron Maiden è il punto di partenza, ma poi Eddie è compare subito dopo, in contemporanea, perché in realtà il disco non doveva avere quella copertina inizialmente, ma poi è stata studiata ed è piaciuto, però Eddie non è neanche lui, può essere punk, poi studiato nel tempo. So your opinion about what legacy left Iron Maiden the album as soon as he got out? He went out and he started a new legacy, a new curse of music, because he was innovative, he was different, also because of Eddie. So what is the role of the mixture between the music in the album and the cover, that initially it shouldn't have been an Eddie or a punk? Let's go back. Before the first album, there was always an Eddie. Lumi, Dave Wrights, and Pete with a bit of skull on a bit of wood, which was Eddie the Ed. It was always going to be Eddie, whether he looked like that or whether he looked different in all the other albums. So it was always Eddie, because it's an Ed. And they made it. Thank you very much. Dennis dice che Eddie c'è sempre stato, aveva un aspetto diverso, era questa maschera che prima sputava fumo, poi sputava sangue, però era già Eddie la testa, Eddie the Ed, e era già stato concepito così. Poi la fantasia di Derek Riggs lo ha trasformato in quello zombie che vediamo nella prima copertina, ma in realtà come entità, come mascotte, c'era già questo Eddie, e lo si può vedere chiaramente nelle foto del libro di Steve, che ritrae proprio i primi Eddie sul cartellone disegnato, no? Con le lampadine intorno. Ci sono tante foto di Eddie ancora non nella versione zombie. Sono domande, ragazzi? Cosa ricorda in particolare della Iron Maiden, il disco? In particolare, cosa ricorda nella realizzazione del primo disco di Iron Maiden? E che cosa c'è di particolare che non è stato mai detto nel tempo? Last question. Ok. Musicalmente. Sì, come nasce, come si sviluppa, ma soprattutto cosa rimane in sé nel primo disco e come. Come l'ha vissuta, e c'è qualcosa di particolare nel disco che ricorda? Certainly something in particular of the first album that you like more than other things, a particular song or a particular solo or a particular aspect of this album? No, Phantom has always been my favorite song, always. Phantom, that would be up right. But regarding the first album, it was so rushed to record it, because Maiden, after the, you know, when the single came out, we'd be Top of the Pops, they wanted us to record the album as quickly as possible, because we had so many dates coming up with touring. So it was a bit of a whirlwind. We never had much time to even sit down. So it's very bit of a
pace, if you call it that, you know. You remember when we recorded the album? It was in and out. Quindi la sua canzone preferita è Phantom of the Opera, l'album, loro non hanno avuto neanche molto tempo per affezionarsi a qualcosa oppure per soffermarsi su certi aspetti musicali dell'album. Avevano già un sacco di date prenotate e quindi dovevano andare in tour e quindi l'hanno registrato anche abbastanza velocemente. Del resto quest'album è stato provato dalla band per molti anni prima che venisse poi inciso. Quindi diciamo che loro hanno realizzato qualche anno dopo la portata di quest'album rispetto a quando è uscito, perché è successo tutto velocemente. Io direi che possiamo ringraziare Mr. Danny Stretto, che tra poco deve andare a fare. Allora, qui sono io, qui con la Antonio. Thank you very much. You got yours, I've got to go work. Ci va a lavorare. Allora, direi che possiamo proseguire. Diamo spazio adesso al nostro caro Antonio, così parliamo un po' dei suoi libri. Un secondo. Yes, one. You can translate. The first one's going to be easier, you know, what he says. Yeah, depends. Allora, caro Antonio, Il sepolcro di Eddie, secondo romanzo della tua serie, come è nata l'idea di scrivere una serie di romanzi sugli Iron Maiden? Non era una serie all'inizio, era un romanzo solo. Però scrivendo il primo romanzo poi ti vengono in mente anche possibili sviluppi, quindi diciamo che è nato tutto da quest'idea. Io tanto volevo solamente dire una piccolissima cosa, se me la consenti, che in Eddie deve morire, il primo romanzo, il concerto degli Iron Maiden si svolge in una data inventata, che è il 28 ottobre del 1982, quindi questo mitico concerto compie 40 anni oggi. E non è un caso che oggi siamo qui a parlare di questo libro, perché i Maiden Division ci vedono troppo lungo. E questo è Massimo de Clairvoyant, che mondo sarebbe senza i Maiden Division, perché effettivamente solo loro possono essere così perversi da invitarmi il giorno del concerto mitico del primo romanzo. E come diceva Andrea poco fa fuori, l'idea è nata dal fatto che, ecco, io non volevo rompere i coglioni a quest'uomo, cioè I didn't want to piss you off writing another Maiden biography. Cioè, di biografie sugli Iron Maiden ce ne sono a migliaia e la voglia di rendergli omaggio era troppo forte e all'inizio ero tentato di scrivere, diciamo, dei capitoli della mia vita personale, non so, le prime cotte o gli esami o le figure di merda a scuola o le partite di calcio con gli amici legate a un periodo, un album degli Iron Maiden, perché hanno scandito tutta la mia vita. Però a cosa gliene fregava la gente di sta roba? Io dico che alla fine non lo leggerebbe nessuno una roba del genere. Quindi, oltre alla biografia, cosa potrebbe esserci? Leggendo proprio una biografia è venuto fuori che gli Iron Maiden furono realmente contestati da un gruppo cattolico che esiste ancora oggi in America, si chiama Christian Wright, e loro contestarono The Number of the Beast. Cioè, loro quando si presentavano a suonare, loro mettevano dei banchetti fuori con il Vangelo e bruciavano i dischi The Number of the Beast, gli davano fuoco, li prendevano a martellate, invitavano la gente a non entrare perché credevano fosse espressione di satanismo. E quindi da lì, da questa contestazione, è venuta fuori l'idea che se un gruppo, diciamo, di questi contestatori volesse andare oltre e compiere un atto, diciamo, più forte nei confronti della band, cosa farebbero? Probabilmente li farebbero saltare in aria. E da lì è nato Eddie deve morire. E scrivendo Eddie deve morire è nato questo. Il sepolcro. E di questo ci devi parlare, sì, adesso, in particolare. Quindi è il seguito diretto del primo libro, Eddie deve morire. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo sequel? È stato difficile
dico subito, perché senza problemi, è stato difficile non ripetersi. Quindi io mi auguro che chi leggerà il secondo libro, chi ha letto il primo leggerà il secondo, non rimanga deluso dal fatto che niente del primo compare in questo romanzo, se non i personaggi che sono ancora vivi e che continuano nella storia. Quindi cambiamo completamente contesto, e gli Iron Maiden non devono più fare un concerto, ma li vedremo in un altro aspetto della loro vita, cioè li vedremo comporre le loro canzoni. Questo libro è un omaggio alla composizione di Power Slave, a cui anche nel libro di Steve c'è un'ampia sezione dedicata alle registrazioni di quest'album. Ebbene, in questo libro troveremo gli Iron Maiden che registrano Power Slave e troveremo anche lui come personaggio. You're gonna be a character of the book. Dice che è impazzito all'idea, ma perché lui era lì e quindi non si può negare che occasione migliore per sputtanarlo, se non diciamo parlarne nel romanzo come se lui fosse appunto parte di questa storia. E così è stato. Quindi diciamo sì, gli Iron Maiden sono ancora in pericolo, gli Iron Maiden stanno registrando Power Slave e sullo sfondo c'è la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e non anticipiamo altro. Quindi moltissime ricerche hai dovuto fare per ambientarlo correttamente, per renderlo credibile. Sì, la fase di ricerca è sempre stata più lunga, e lo sarà anche per il terzo, perché non ho ancora finito, più leggo e più scopro cose. Però è sempre la fase più eccitante, diciamo, no? Perché oltre a dire ok, posso usare questo o non posso usare questo, nel frattempo imparo un sacco di cose. Io durante la guerra fredda ero adolescente, quindi che me ne fregava a me, io andavo a giocare a pallone, andavo con gli amici, mi divertivo come tutti quelli che hanno vissuto gli anni 80. E quindi adesso ho imparato anche tante cose e mi ricordo sì poi tante cose che leggevo magari sul giornale, ma distrattamente ovviamente. E allora parlaci un po' di quello che invece era un po' più sotto il tuo controllo, cioè i personaggi, quindi il protagonista Andrew Briggs, a chi ti sei ispirato, cosa volevi comunicare con quel personaggio? Beh, quindi sempre riprendendo la vecchia idea che volevo raccontare la mia vita con gli Iron Maiden, ovviamente è più interessante la sua vita con gli Iron Maiden, perché ci ha vissuto a fianco, io invece li avevo. E quindi Andrew Briggs pesca un po' da me, ecco, diciamo che per metà sono io e per metà quello che vorrei essere. Mi piace dire così. Sei contento di come è venuto o scrivi altri libri anche per espandere questa caratteristica? No, il personaggio si è evoluto bene, direi. Ovviamente io mi sono evoluto in un altro modo rispetto ad Andrew Briggs, che come tutti i veri grandi eroi di vicende, diciamo di thriller o grandi eroi di serie di romanzi o serie TV, e mica si può sposare e fare dei figli, ecco, basta, io non vi dico altro su Andrew Briggs. Non diciamo altro. Okay. Sei soddisfatto dell'accoglienza che ha ricevuto finora il tuo secondo romanzo? Sì, pensavo peggio. Ma io ho una grande editor, Stefania, lì dietro. Applauso, Che grande lavoro di cui ti è venuta. Sì, è la mamma di Sepulcro, perché non c'è un autore senza un editor. Dietro un grande autore c'è una grande editor. C'è sempre una grande editor, in questo caso, che ovviamente mi mazzulla, mi bastona, mi insulta. Se non lo fa c'è da preoccuparsi. Sì, esatto, mi bacchetta, mi sgrida. Però ragazzi, poi alla fine il romanzo è decisamente un prodotto valido, un prodotto professionale e che soddisfa anche me. Nel senso, poi ci sono delle volte che dico no Stefania, questo non me lo puoi segare perché poi ti spiego, e poi non glielo spiego mai, no? Però alle volte vinco io, poche volte vinco io, tante volte vince lei, perché ovviamente è una grande professionista del settore, quindi fa il suo lavoro, ecco, diciamo. Però
sono contento perché ho capito che ci sono tante persone che si sono affezionate anche ai personaggi, diciamo, inventati del romanzo e che quindi hanno voluto acquistare anche la copia del seguito, e speriamo che anche il terzo sia così. Infatti sia il primo libro ma anche il secondo hanno ricevuto recensioni molto positive e stanno andando bene, ma qual è il miglior complimento e la peggior critica che avrai ricevuto, immagino? Beh, io ho ricevuto delle critiche sul primo romanzo, sul secondo non ancora, tutte buone le recensioni fino adesso, e ho ricevuto delle critiche che io ho accolto, perché le ho ascoltate. Qualcuno si è un po' perso nella storia, nel primo romanzo, perché ci sono frequenti salti temporali, che poi se vai a vedere e le metti tutte insieme sono tutte cronologiche, però ovviamente abbiamo preso le storie, le abbiamo lanciate in aria e le abbiamo fatte mescolare, no? per creare, e qualcuno si è perso in questa cosa e quindi ha criticato, diciamo, il libro eccessivamente frammentario o eccessivamente descrittivo, mentre molti hanno apprezzato che nel primo libro Londra fosse la vera protagonista occulta del romanzo, perché si descrive molto la Londra degli anni Ottanta, cioè che poi era un desiderio mio, quello di far capire al lettore dove, in che luogo sono nati gli Iron Maiden e quindi in che contesto gli Iron Maiden hanno iniziato a produrre la propria musica, che è importantissimo, no? Perché dove è nato l'heavy metal. E quindi però ho ascoltato molto anche queste critiche, e il secondo è molto meno frammentato e quindi sarà un po' più consecutivo, diciamo. Ma è anche bello variare, insomma, così. Ma deve essere diverso, quindi sì. C'è stato qualche componente della band che ha letto il primo e il secondo, entrambi? Il primo solo, perché il secondo in inglese non è ancora uscito. Pardon. Esce a dicembre, ma avrà l'edizione inglese del Sepolcro di Eddie, avrà la prefazione di Linda Harris, questo lo posso dire già in anticipo, la sorella di Steve. Che è stato uno dei più grandi complimenti che mi sono arrivati su Eddie deve morire, è stato grazie perché hai trattato, diciamo, hai parlato di Steve Harris con grande rispetto, e questo dalla sorella mi è sembrato forse uno dei migliori complimenti che potessi ricevere, tanto che è stata molto gentile a offrirsi per scrivere la prefazione dell'edizione inglese del Sepolcro di Eddie. Mentre la prefazione dell'edizione inglese di Eddie deve morire era scritta a questo signore qua, quindi mica l'ultimo, diciamo che persone comunque vicine alla band che hanno espresso il loro sì. Il libro allora l'ho dato a Steve Harris, lui stesso mi ha detto che ne ha letto un paio di capitoli, poi penso che l'abbia buttato dalla finestra, ma siccome è molto educato non è arrivato a dirmi questo, però so che l'ho ficcato in mano a forza ad Adrian Smith, che l'ha portato via, poi non so se l'ha buttato. E invece quello che ha detto cavolo sì che figata, la voglio leggere, è stato Yannick Gers, che ha detto però prima lo do a mia moglie perché la giallista di casa è lei, e quindi diciamo speriamo che piaccia alla moglie, così lo leggerà anche lui, speriamo. Allora, ci hai già anticipato che ci sarà un terzo romanzo, cosa ci puoi dire per farci venire un po' l'appetito? Il terzo libro riprenderà un giorno dopo che finisce questo. Ci sarà quindi sempre un po' di guerra fredda, ci sarà un caso d'omicidio molto particolare e ci saranno delle cose nuove perché gli Iron Maiden in questo caso non suoneranno un concerto e non comporranno musica. Saranno gli Iron Maiden come esseri umani, come persone, come uomini a fare, diciamo, la storia, anche perché sennò abusiamo troppo anche di queste formule già utilizzate due volte. Perfetto, quindi vogliamo arrivare pronti anche al terzo libro, mi raccomando comprate e leggete questi due volumi e ringraziamo Antonio Biggio per il tempo che ci ha dedicato, per aver tradotto il contributo del nostro caro ospite Steve Lupi Newhouse. Grazie a tutti voi per essere intervenuti.
se avete domande. Prego. Can I just say thank you to everybody who turned up today? You've been brilliant. Thank you very much. Steve, molto. Sì, vi ringrazio a tutti. Siete tantissimi e mi ha fatto molto piacere. Oltre che se comprerete il libro vi farete ancora molto più piacere, dice. Però lui ama molto l'Italia e ci tengo a sottolineare che Steve è innamorato dell'Italia e quindi gli piace stare tra italiani. You love Italy, you love Italians, you like to stay here. Well, not forever. I'm going to see my grandchildren. E si ha detto non posso stare qua sempre perché devo fare anche il nonno. Quindi. Quindi grazie. Grazie a tutti, grazie a grazie, grazie a tutti. Grazie, molto gentile essere venuti. We have talked about what Iron Maiden think about my book, but what do they think about your book? Steve likes it. Dave and Adrian both have copies, but I've not spoken to them about it. As for Bruce and Nico, I have no idea. Or Jan, no idea. Deano loves it. If he's read it. Quindi Paul Deano lo ha letto e gli è piaciuto molto. Steve Harris ne ha una copia, ma non sa quanto ne abbia letto. Dave Lights l'ha letto e si è divertito molto. Beh, ovviamente per le descrizioni di Dave Lights in questo libro sono impareggiabili. E Steve Harris abbiamo detto, sì, Dave Murray e Adrian Smith hanno una copia, ma non gliene hanno mai parlato. Bruce e Nico non pervenuti. Martire, domande, ragazzi? Passare da una cassa, due amplificatori del trasportare a trovarsi tonnellate di attrezzatura, perché tu sei partito da pochi amplificatori a passare a quantità enormi. Qual è stata la difficoltà, ma soprattutto qual è stato il lavoro complesso che poi c'è svolto? What was the complexity to go from 2-3 amplifiers and the first gigs growing and growing and growing to a number of amplifiers that are overcome. The beauty of that is that I was the drum tech and I had nothing to do with it. La cosa bella di questa crescita è che io ho sempre fatto il tecnico della batteria e la batteria era sempre uguale. But again, yeah, it was just progression. The band were getting bigger. We were playing bigger venues, and they needed more equipment. Needed more stuff. I'm not going to say that. Dice sì, è una naturale evoluzione della band, è diventata più famosa, è diventata più grande, ha suonato in posti sempre più grandi e ha sempre dovuto acquistare nuovi amplificatori. Dice, però non hanno preso molti membri dello staff perché Rod era notoriamente tirchione. E we have to prep stuff. No, we have. Ragazzi, domanda? Yeah. Io ho un'altra domanda, intanto grazie ancora a entrambi di essere qui, che veramente ci fate sognare con questi dettagli, con questi racconti che riguardano gli Romero. Io volevo chiedervi se, avendo letto anche il libro, oltre la musica e il lavoro che vi legava, questa passione un po' per il calcio, perché qui per noi il calcio è un po' una cosa importante, ma vedo che anche lì in Inghilterra ne siete appassionati. Quindi chiedevi se questa cosa del West Ham di cui tutti sono tifosi è davvero così sentita e se per caso qualche giocatore del West Ham come vede gli Iron Maiden, se ha avuto modo di avere uno scambio reciproco di questa situazione. Tiziana is remarking how football is important in Italy as well as in the UK. And what is the relationship between Iron Maiden and Killer Crew
and West Ham, which is a very, very strong, I mean, relationship between the two entities. And she was asking also if in the years any West Ham footballer approached the band in some way, or at least fan of the band. I mean, if you know any of the West Ham players or coaches, Slaven Bilic is a very, very good friend of West Ham. So he was the West Ham coach, was a West Ham player. He was also Croatia's manager. He is a very, very good friend of Steve Harris. Slaven Bilic. Bilic è l'ex allenatore della Croazia, ma anche una leggenda del West Ham, essendo stato giocatore e allenatore, ed è un grandissimo amico di Steve Harris. But also, Steve, he used to go and train the first team over their training ground in Chapel Heath. He used to go probably once a month to go and actually train with the players. So, yeah, there's that side of it. Now that Steve is famous, he can do this. But we've always been West Ham fans, always. Gli Iron Maiden e noi, che veniamo da quella parte di Londra, dovevamo essere tifosi del West Ham, perché era la nostra squadra, era la squadra del nostro quartiere, dove siamo nati. E quindi è un po' come voi italiani che tifate la squadra della vostra città. E per noi il West Ham era la nostra squadra. E Steve Harris ancora oggi, una volta al mese, quando può, partecipa a un allenamento del West Ham, si fa una sgambata con i giocatori ancora oggi. Certo, lui dice è diventato Steve Harris, se lo può permettere, ma è sempre stato un grande, diciamo, appassionato di calcio, un grande tifoso del West Ham, e lo fa da anni. C'è anche questa partnership tra gli Iron Maiden e il West Ham, che hanno fatto le magliette insieme, e quindi c'è il legame, diciamo, territoriale, c'è sempre stato, senza dimenticarsi che Steve Harris, prima di diventare musicista, avrebbe potuto essere un giocatore del West Ham, lui stesso, era destinato ad andare in prima squadra, ma poi ha scelto la musica. Questo aggiungo io, per fortuna. C'è una domanda che è rimasta, la possiamo fare? Allora, gli volevo chiedere, considerati i 40 anni e passa di vita della band e tutti i musicisti che ne hanno fatto parte, qual è la tua formazione ideale degli Iron Maiden? So, considering the 42 years of history of Iron Maiden, can you name the five, magic five, in your opinion, as a lineup, your favorite lineup? Six. How about 14? 14. Okay, football team. Perché non 14? You probably have Steve on bass. Easy one. No, I would go with Steve, Nick, Adrian, Dave, Bruce. Quindi la line-up, the golden, yeah, la line-up of Peace of Mind, Power Slave. Quindi per lui è questa la line-up d'oro, quella di Peace of Mind, Power Slave. Anche Somewhere in Time. I know that Yannick Gers has a lot of fans, but I am not a fan of his. That's allowed. Dice che pur essendo un grande musicista, non è Yannick Gers non è il mio preferito. E io preferisco Dave e Adrian, e poi Nico, e poi Steve, e poi Bruce. Io? Una domanda per te. Proprio per te. Allora, tu hai uscito il secondo rito sulla lavorazione per il terzo. Qual è o qual è stato il più difficile su cui lavorare? Per il momento il secondo, perché con lei, guarda, è un delirio. Cioè, tu hai presente un campo di battaglia, se avessi avuto la penna rossa, cioè era un bagno di sangue. Ci vuole la domanda per lei, allora, qual è il suo peggior difetto? No, non ha difetti. Yes. Do I know that I've done the English version of your book? Yes, I do.
Steve voleva assicurarsi che voi sappiate che io ho tradotto Loopy World in italiano e lui mi ha fatto la prefazione al primo libro. L'abbiamo detto. È vero che l'abbiamo detto. E allora gli chiediamo che ne pensa lui del tuo libro. Sì, finisco di rispondere, no, adesso fate gli scherzi. Right now I'm doing the second one. Right now I'm doing the second one. Yes, in this precise moment. Scherzando, dice, a me sta editando il secondo libro in inglese e quindi dice adesso cambio tutta la storia, mi vendico. E rispondo a Valentino perché è interessante. Il primo libro, vi giuro, è venuto fuori così, boom, uno dietro l'altro, senza pensarci. Questo ho cominciato a pensare perché ho detto no, allora questo non lo posso più dire, questo non lo posso più utilizzare, questo trucchetto l'ho già usato. E quindi cioè, ho passato 6 mesi a escludere prima di cominciare a buttare giù un pezzo di carta, qualcosa di nuovo, ed è stato veramente un casino. Perché ho lavorato al contrario, per esclusione, se non ci fosse stata lei, Stefania, che mi ha dato un metodo. Cioè io sarei ancora lì adesso, sarei ancora qui a presentarmi il primo, diversi, il secondo è in lavorazione. E secondo te andando avanti sarà sempre peggio? E sarà sempre peggio, perché come fai a utilizzare di nuovo le stesse formule? Cioè il problema, infatti mi fermerò a questa trilogia, poi se scriverò altri libri volete leggere, vogliate leggerli, sarei felicissimo. Ma Iron Maiden li mollo qua. Anche perché nella loro storia, diciamo, vera, controversie dopo Somewhere in Time non ce ne sono più. Quindi bisogna veramente forzare molto la mano. Invece io penso che nel terzo romanzo ci sia l'ultima vera grande controversia della loro storia. E spero che voi siate d'accordo se lo leggerete. E quindi ci annunci che è una trilogia. Sì. È ufficiale. È ufficiale. Grazie. Poi annuncio anche un probabile prequel. Che è nelle corde perché ne abbiamo parlato con Steve, ne abbiamo parlato con Dennis e con Doug Sampson, che sarebbe felicissimo di dare una mano, e questo sarebbe appunto una chicca da pubblicare, cioè gli eventi prima di Eddie deve morire, e questo è comunque una cosa a cui ho pensato seriamente. Quindi un quarto libro della serie, sì, sì. Però prequel. No? Prequel. Ah, la sei scappottata. Quindi... Prego, ci sono altri quesiti? Su Biggio non dico nulla perché mette a dura prova la mia lucidità. Ogni volta mi riversa una marea di idee addosso, per cui dobbiamo poi inquadrarle, veramente tosta seguirlo. Però è bravissimo, ricco di fantasia, veramente bravo. Ma io ho una curiosità invece per lui, volevo sapere, lui ha svolto un lavoro molto affascinante, sia in termini di relazioni personali e sia in termini di conoscenza del mondo, perché ha girato tanto. Volevo sapere se questo lavoro ha penalizzato un po' la sua vita privata e in che termini, e se tornasse indietro se cambierebbe qualche cosa oppure no di quello che ha fatto. Very interesting question for you. Doing this kind of job is a dream job for a lot of people, because you travel the world, you know people, you are in the music, you are in a legend. But what was the impact of doing this job in your private life? And if there was something that you could change, what would you have changed? So much your job affected your private life, because it's not easy to tour the world and have a private life. Well, the beautiful thing was that when I met my first wife, we had 4 children, and that all happened while I was still working in the business. But by then I'd stopped touring. I was no longer on the road, so. It became a happy medium. So that kind of side of it. Touring, I was a free man. You know, I had no ties. I could go out and do pretty much whatever I wanted. It was only after I came off the road that I met my first wife, and that's what happened. You know, that's
Sì, grazie per avermelo chiesto. Io sono stato fortunato rispetto a tanti altri, perché quando potevo girare il mondo con gli Iron Maiden ero giovane, ero libero, non avevo legami, potevo fare quello che volevo e non dovevo rendere conto a nessuno. Poi è successo tutto insieme, nel senso che ho abbandonato, diciamo, gli Iron Maiden e mi sono messo a lavorare sempre per Stage Miracles, ma stavamo solo su Londra, quindi non giravo più il mondo e contemporaneamente ho incontrato la mia prima moglie, da cui ho avuto 4 figli, e quindi contemporaneamente ho messo la testa a posto in tutti i sensi. Ad altri è andata un po' peggio, tipo a Dave Lights, che nell'86 ha dovuto rassegnare le dimissioni da tecnico degli Iron Maiden e non riusciva più a fare questa vita. Cioè lui aveva perso ogni contatto con la realtà, stava sclerando, è scivolato in brutte dipendenze e quindi ha dovuto mollare. Invece io sono stato più fortunato da questo punto di vista, perché ho messo la testa a posto quando era il momento di farlo. Io vorrei chiedere a Steve, ma i tuoi nipoti ascoltano Iron Maiden? L'hanno mai ascoltati? Li ascolteranno mai? Sono piccoli. Your grandchildren, are they listening to Iron Maiden or they don't like it? Grandchildren, my oldest grandchild is 10. And actually knows all about Iron Maiden. In fact, I think all of my grandchildren, but all apart from young Freddie. Young Freddie is about 5-6 weeks old. But they all know Eddie. They all know who Eddie is. My children, the youngest now is 30, and they all went, nah, don't like that. So, but yeah, grandchildren all know about Iron Maiden, but I don't think they're actually listening to it. Sì, non sono ancora, diciamo, ascoltano la musica, ma appunto sono piccoli. E tra l'altro Steve è diventato nonno per la sesta volta 2 mesi fa, quindi sono molto piccoli, più vecchio ha 10 anni, non ascoltano gli Iron Maiden, ma sanno chi sono, e tutti sanno e si divertono con gli Eddie delle magliette del nonno. I suoi figli, dice, io il più giovane dei miei figli ha 30 anni, quindi età tranquillamente, no? Da ascoltatore di Iron Maiden, ma li hanno sempre, diciamo, non li hanno proprio cagati, ha detto, robaccia anni 80. Kids. Sono ragazzi. I figli. Sono piezze e core. Okay. Com'è? Dice che se non ci sono domande va a fumarsi una sigaretta. Ok. Offriamo anche una birra a Luigi, ringraziamo. By the book. Grazie a tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta.